250 firme contro la nuova area commerciale nell'area ex Carapelli di Voghera. A raccoglierle sono stati il Movimento Alleanza Civica e le associazioni artigiani, oltre Po Lombardo, oltre ad Ascom Voghera. Il recupero di un'area dismessa, ha spiegato la responsabile di Ascom, Cristina Palonta, è senz'altro una buona cosa, così come la creazione di lavoro, ma per noi commercianti diventa molto difficile continuare di questo passo. Servono fondi per abbattere i costi per il commercio cittadino, come sconti sui tributi per riqualificare le aree più degradate e per creare eventi per promuovere il commercio cittadino. L'assessore al commercio del comune, Cristina Malvicini, ha assicurato che nulla è ancora stato deciso sulla variante che dovrebbe dare il via libera al recupero dell'area privata e che questo spetterà al Consiglio Comunale. Nell'area di circa 7.500 metri quadrati si sta lavorando a un progetto di recupero da decine di milioni di euro. Qui dovrebbe sorgere un complesso commerciale con una serie di interventi pubblici come una rotonda di collegamento con la Greenway e la velostazione, tutti interventi visti di buon occhio anche dall'opposizione, che tuttavia teme il colpo fatale ai negozi di vicinato e alle attività artigianali. Il commercio e l'artigianato, sia il commercio di prossimità sia il commercio ambulante, si sta ribellando a questa iniziativa che il Consiglio Comunale ha già discusso e a cui sembra che la Giunta non si opponga. È un'iniziativa che tende a stravolgere il profilo della città, andando a costituire in un'area di 32.000 metri quadri, che è più grossa di Piazza del Duomo, l'insediamento di 5 supermercati. È un insediamento di 5.000 metri quadri. Questo significa che migliaia di famiglie alla settimana migreranno dal centro storico in quest'area per fare le compere, e il commercio di prossimità rischia di avere il collasso. Insieme a loro, insieme ad Ascom, insieme all'Associazione degli Artigiani, insieme ai commercianti indipendenti, abbiamo raccolto noi di Alleanza Civica 250 firme di opposizione, dove chiedono al sindaco di fermare, quando verrà richiesta l'autorizzazione in Consiglio Comunale, di fermare questo obbrobrio. Abbiamo partecipato alla raccolta firme perché riteniamo che, come dicevo, l'ennesimo centro commerciale non sia la scelta giusta per Voghera. A Voghera manca una progettualità da parte delle amministrazioni comunali in questi anni, e tuttora manca una progettualità legata a forme di sostegno, con una visione a medio-lungo termine, forme di sostegno per quanto riguarda il piccolo commercio, il commercio di prossimità, la rivalutazione del certo storico, il sostegno delle piccole attività artigianali. Teniamo conto anche che veniamo da 2 anni di situazione non facile da gestire dal punto di vista economico, dal punto di vista anche psicologico. Siamo in un periodo non facile e ci si prospettano mesi, se non anni, addirittura molto, molto difficili. Un altro centro commerciale pensiamo che non sia la soluzione a quelli che sono i problemi da affrontare nel prossimo futuro.